Ed eccoci qui, come ogni giorno tornano le ricette di Chef in Cucina, pensate per voi che ci seguite da casa e realizzate dai nostri grandi chef abruzzesi. E oggi torniamo insieme al nostro Gennaro D'Ignazio. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato, Gennaro. Siamo qui per preparare oggi un antipasto, sì, che alla fine si servirà freddo. Perfetto. Ed è un calamaro ripieno con pane, diciamo un impasto fatto con pane grattugiato, gamberi, il proprio ciuffo di calamari, sì, diciamo tagliato sottile, qualche carota e qualche, diciamo, verdure di stagione per dargli un po' di colore e dargli un po' di freschezza nel momento in cui viene servito. Quindi può essere servito freddo, e questo è molto importante perché, insomma, per chi ci segue da casa e da poco tempo può realizzarlo con anticipo, tenerlo da parte ed utilizzarlo, insomma, quando anzi serve. Bisogna proprio farlo raffreddare piano piano in modo che il ripieno si raffermi, okay, ed è facile tagliarlo e servirlo anche per presentarlo, diciamo, in maniera un po' più bellina. Via, e infatti noi lo accompagneremo con delle salse particolari, ce le vuoi descrivere? Sì, metteremo su una salsetta fatta con un'emulsione stabile, fatta con olio e miele, okay, e poi senape e arancia, perfetto, semi di senape e arancia. E l'altra invece è proprio da guarnizione, fatta con una base amidosa che è la carota, mm-hmm, e curry. Wow, giusto per bello, quindi colore e sapore. Sì, infatti. Perfetto, allora cominciamo con... Cominciamo col fare il ripieno. Perfetto. Allora, pane grattugiato, tagliamo i ciuffi dei calamari, un pochettino sottili, pure qui, diciamo, è importante pulirli bene perché, diciamo, il nostro mare è pieno di sabbia e un pochetto, ogni tanto ce lo ritroviamo pure, certo, se non li puliamo bene bene, certo, ce li ritroviamo nei pesci. Beh, la pulizia del pesce è fondamentale. Eh sì, 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 diciamo che nella cucina di mare la parte fondamentale lo si fa prima di... Sì. Di arrivare alle padelle, insomma. È vero, e poi devo dire che questo forse è l'aspetto più impegnativo del cucinare il pesce, la pulizia, che però una volta, insomma, imparate le tecniche giuste diventa anche un'operazione abbastanza semplice. Sì, sì, sì. Anche bisogna acquisire una certa manualità. Anche perché, diciamo, il nostro pescato di zona è costituito tutto, diciamo, tantissimo da piccoli pesci. Sì. Quindi bisogna essere snelli, svelti, se no ci si mette tutto il giorno solo per pulirlo. È vero, ma devo dire che tu questo problema non ce l'hai, perché lui ha proprio una catena di montaggio in cucina, sì, di persone che puliscono il pesce in maniera impeccabile, veramente, sempre tutto freschissimo. Allora abbiamo messo pan grattato e i tentacolini dei calamari. Sì, poi aggiungiamo un po' di olio per impastarlo. Ecco qua, aggiungiamo le carote. Queste ce le mettiamo crude perché quando saranno cotte, se, diciamo, crocchiano un pochettino, è non meglio. È che mettiamo qualche gambero rosso. Quindi tutto a crudo, a sì, differenza sì, della seppia che ci hai fatto ieri, dove invece abbiamo dovuto cuocere il ripieno, anche perché forse la seppia ha anche una struttura diversa rispetto al calamaro. Qui invece tutto a crudo. Sì, questo è un altro calamaro che era leggermente più grandicello, sì, l'abbiamo fatto a fettine, diciamo, okay, tagliata. Sottili. Aggiungiamo qualche odore, che anche qui la maggiorana è il nostro preferito. Poi la maggiorana col pesce secondo me sta benissimo. Sì, c'ha un odore incredibile. Bene, bene, bene. Mettiamo qualche, oppala, qualche ciuffetto di broccolo. Precedentemente lessati, lo ricordiamo. Sì, questo sì, perché deve perdere un pochettino di diciamo, della sua, del suo aroma un po' forte, sì, sì, anche odore. Facciamo così, aggiungiamo un po' di pomodori, giusto per dargli un po' di fresco, e quindi cominciamo ad impastarlo cercando di capire qual è la consistenza giusta, okay, perché deve essere duro, ma dobbiamo farlo in maniera da poterlo mettere nel calamaro, sì. Ok. Quindi questa è veramente una ricetta semplicissima, Gennaro. Questa è semplice. Semplice. Bisogna solamente farla seguire tutte le prassi, perché sennò quando andiamo a bollire il calamaro si può rompere, quindi l'abbiamo perso. Perché deve essere bollito? Sì, sì, adesso poi lo chiudiamo. Okay. E lo facciamo
e verrà bollito per circa 20 minuti, diciamo, quasi deve bollire, non bollire l'acqua, non deve andare così quindi forte. Quindi possiamo dire una bollitura dolce. Ecco. Sì, sì. Gli facciamo bollire l'acqua, lo mettiamo, poi magari abbassiamo la fiamma in modo che sì, aggiungiamo ancora bolle, un po' di olio. Però un po' dolcemente. Quindi adesso abbiamo aggiunto l'olio. Sì, un pochettino, giusto per farlo un po' più compatto. E ci mettiamo pure uno schizzetto d'acqua. Il pane ricresce un pochettino con l'acqua e ci aiuta ad ottenere un po' la consistenza necessaria per poter riempire il calamaro. Ecco qua, questa è la consistenza quando, diciamo, quando inizia ad attaccarsi un po'. Sì, 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 quando si sagoma con le dita così va benissimo. Allora, eccoci qua. Adesso lo saliamo. Ecco qua. Mescoliamo un altro po'. Mazza che profumo che arriva, Gennaro. Adesso che hai messo l'olio, proprio arriva un profumo. Sì, l'olio ovviamente qui deve essere veramente di qualità perché lo sentiremo. Ecco qua. Allora, adesso facciamo così. Passiamo a riempire il calamaro. Qui la procedura, diciamo che un po' di manualità. Ci vuole un po' di manualità, sì. Non è facile. Un po' di pazienza soprattutto, dico, per chi magari ha problemi può anche mettere tutto in un sacco a poche, magari fa prima, no? Per chi non ha questa manualità, volendo, che dici, Gennà? Si può fare? È abbastanza... no, perché sacco a poche dovremmo fare un foro troppo sì, grande, perché ci sono i pezzetti. Se ci mettiamo i pezzi grossi, quando lo tagliamo poi è bello da vedere perché è una cosa più naturale. Niente, le mani, io dico sempre, forse in cucina lo strumento del quale veramente non si può fare a meno sono proprio le mani. Non c'è ombra di dubbio. Ma anche io adoro mangiare con le mani. Non queste che voglio sono... dire che sono una troglodita, però secondo me ci sono delle cose che vanno proprio mangiate con le mani. Sono proprio più tipo ricette da casa che da... perché sono lavoratissimo come... Ma anche la pizza, cioè chi la taglia? No, le mani. Assolutamente, sì sì. Ecco qua. Una volta che è, bisogna farlo scorrere con le mani e poi non lo riempiamo proprio fino... Ok, perché questa poi tende a ritirare e quindi altrimenti poi fuori perché esce. Poi qua sopra lo fermeremo con uno stecchino e lo mettiamo a bollire. Ok, quindi praticamente un paio di centimetri dobbiamo lasciare. Sì. Ecco che ci siamo quasi. Ecco, perfetto. Che... noi ovviamente ve ne facciamo vedere solo uno per tempi televisivi, ma l'operazione da ripetere con gli altri è questa, insomma. Poi diciamo che... dobbiamo pressare bene. Ognuno di noi in cucina ha una tecnica, certo. C'ha una mansione. Chi ha la mansione di fare questi fa molto più veloce di me. Diciamo che ha affinato bene la tecnica, per velocizzare. Ecco, una volta... però diciamo il concetto è questo, bisogna farlo scorrere fino alla fine. Ok. E va bene quando lo sentiamo bello rigido, se no ci si riempie di acqua quando se non lo facciamo bello. Ah, perché giustamente va bollito. Sì. Ok. Eccolo qua. Diciamo che ci siamo. Questo è la... poi gli diamo una sciacquata così non ci si sporca l'acqua di bollitura. Ok. Perfetto. E diciamo che è fatto. Ed eccolo qui il risultato, i nostri calamari bolliti, bellissimi. Sì, sono venuti benissimo. Ecco, dicevo, chiuso con lo stecchino ed è bello compatto, quindi significa un po' di cottura più o meno. 20-25 minuti, di questa grandezza 20, se 20. Sono più grandicelli un po' meno. Anche 25, un po' di più. Anche 25, no, sempre sobbollito. Consiglio a casa di mettere magari, il problema qual è? Che se mentre bolle piano il calamaro si adagia sul fondo della padella e quindi si rischia di rovinarlo e quindi si può rompere. Allora l'ideale è mettere un piatto, una cocotte, un qualcosa di terracotta, di coccio dentro la padella in modo che i calamari rimangono fermi. Sì, rimangono fermi e c'è un filtro, diciamo, non c'è proprio il calore a contatto. Perfetto, adesso ci fai vedere come li impiattiamo perché ricordiamo questo è questa è una ricetta, un piatto che va servito freddo. Quindi lo tagliamo leggermente
E deve raffreddare prima di poterlo servire. Sì, questo dobbiamo. Noi usiamo gli abbattitori. Però, che bello! Questo vedi, sì. Però diciamo che va bene anche un frigorifero, bisogna solamente stare attenti che se ce se ne mette tanto, poi si riscalda il frigorifero, mettiamo a rischio. Non succede nulla. Questa è una, come si dice? È un eccesso di precauzione. Sì, però. Diciamo che il prodotto caldo nel frigorifero non è un problema per il prodotto caldo, anzi è tutta salute per il prodotto caldo. Il problema è che tutti i prodotti che stanno in frigo. Okay. E quindi ecco, li tagliamo a fettine. Ma quanto è bello questo piatto, Gennaro, ma che meraviglia! Mi fa pensare a quella ricetta che si fa, tipo il tacchino alla canzanese di mare però, eh? Una sorta di canzanese di mare. Ecco, vedi, questo ha fatto proprio il suo lavoro perché non è rimasto bello. Che bello! Ed è bello colorato. E quanto è facile da fare, voi amici, rifate questo piatto a casa, veramente facile. Insomma, quando ci sono degli ospiti per preparare un antipasto, facciamo un figurone. Ecco qua. Poi quando diventa più diventa diciamo grosso la fetta e più rende l'idea insomma di quello che. E questo ovviamente poi noi lo andiamo ad accompagnare con quelle salse che ci hai fatto vedere all'inizio, sì. Giusto? Praticamente lo serviamo così. Ma che bello! Guarda, se non avessi saputo dall'inizio che sono dei calamari, veramente farei difficoltà a capire di che cosa si tratta nel piatto, perché è talmente bello. È anche molto creativo come piatto, ma facile! Sì, sì. Ma poi è anche buono perché su questo non ho mai avuto dubbi. Una volta fatto è versatile perché ce l'hai pronto proprio quando ti serve, quindi. Questo volendo si può anche fare da batterlo, congelare, no? Anche, sì, solo che poi bisogna scongelarlo con un po' di anticipo. Con un po' di anticipo, con un po' di criterio, nel senso. Se rimane poco congelato all'interno, quando lo vai a tagliare non riusciamo a. Ok. E quindi guarniamo un attimino con. Che bello, quanto mi piace questo piatto, Gennaro. Questa è quella praticamente alla carota, giusto? Salsa sì. Alla carota e al curry, si vede dal colore. Sì. Eccolo qua. Sai che bello. E quest'altra invece è al miele, giusto? Questa è una salsa al miele che è veramente molto gradevole, è un agrodolce. Questo glielo mettiamo sopra, così. Ah, questa la conosco, perché la utilizzi nei tuoi antipasti, insieme sì. Ai finocchi e a non ricordo che cosa. Il crudo di gallinella. Il crudo di gallinella. Sì. Che meraviglia. E il piatto è fatto. Mazza Gennaro, complimenti, mi piace tantissimo questo piatto. Sì, no, sì. Questo veramente è proprio nelle mie corde. E poi è anche molto facile, è un piatto così bello, così completo, particolare, ma molto poi molto ci semplice. Si può sbizzarrire ancora di più con i colori. Sì, magari. Qui quando l'ho fatto non avevo i gamberi rossi, allora se no magari il gambero rosso ci dice proprio. Ok. Come. Perfetto. Grazie Gennaro per questa ricetta. Grazie a voi, grazie per l'ascolto. Per essere alla stato prossima. Con me. Ci vediamo domani. Emorroidi, stitichezza e le problematiche collegate con eccesso di consumo di cibi raffinati possono essere migliorati attraverso consumo di legumi, acqua e alta assunzione di verdura e ortaggi.